Ciao ragazzi, sono appena tornato e indovinate cosa ho comprato. Beh, l'avete letto dal titolo. Sono riuscito a trovare i Nutella Biscuits, raga, Nutella Biscuits. Finalmente, lo giuro, l'ho cercati per mezzo paese e non ho trovato assolutamente niente. L'ho trovato alla fine, all'ultimo, in un negozio sperduto, alla fine del mondo. E l'ho trovato e quindi ho detto compriamoli subito. Certo, 3 euro sono un bordello per dei biscotti. Alla fine, adesso ve lo faccio vedere, sono tipo 300 grammi di biscotti, 3 euro, io con 3 euro ci mangio un mese. Però quelli sono particolari. Aspetta, mi tolgo anche la Mi Band, link in descrizione. Niente, questi sono i biscotti. Voglio provarli, lo so, sono in ritardo con il video, lo so ragazzi, tranquilli. Però non lo so, voglio provarlo allora. Biscuit croccante, la farina del frumento e oh, sacco di farina. Leggiamolo in italiano, va. Croccante biscotto con farina di frumento e zucchero di canna. Sarà davvero così? Sarà veramente delizioso? Non lo so, proviamo. Cioè, comunque i biscotti sono pochi per 3 euro, cazzo. Io con 3 euro ci compro tipo la roba, un chilo di biscotti. Però vabbè, volevamo provarli, li stiamo provando. Va bene, lasciate like e iscrivetevi, mi raccomando, raga. Consigliatemi anzi nei commenti qualcos'altro da provare, qualche altro alimento, qualcosa di buono come questo qua. Cioè, mio Dio, spero che sia buono, Crema alle nocciole al cacao 40%. Wow, quindi ce n'è abbastanza, Sembrano buoni. Oddio, ma sai che sono carini. Questi qua sono i nostri fucking Nutella Biscuits. Metti a fuoco i Nutella Biscuits. 3 euro di biscotti, mannaggia a loro. Vai raga, li provo, Allora un attimo. Allora, prendete due biscotti, schiaffategli la Nutella nel mezzo, chiudeteli. Quelli sono i Nutella Biscuits. Allora, sono felice di una cosa: c'è molta Nutella all'interno. Mi aspettavo tipo quella leccata di Nutella, invece c'è molta Nutella, quindi questo complimenti Ferrero. Sono buoni. Ho pagato 3 euro praticamente i biscotti, quelli da 1 euro di un chilo di prima, proprio quelli, con una leccata di Nutella di sopra. E sono Nutella Biscuits. Però sono buoni, sono buoni. Salvo, dacci la tua impressione sui biscotti, se vuoi non farti vedere. Tecca, va, prova anche tu questi biscotti. Io mangio zucca Nutella. Tieni, si sto rivedendo, va, ti metterò nel video. No. Come ti sembrano? Che sono buoni. Vabbè, c'è anche da dire che tutte le cose con la Nutella sono buone, quindi era scontato che fossero buoni. Ma adesso vediamo la reazione di mia mamma. Ma sto registrando un video. Saluta. Saluta. Ciao. Saluta YouTube. Amici, come sono? Buoni. Praticamente ci ho fottuto 3 euro. Signori della Ferrero, ovviamente mia mamma scherza. Se volete inviarmi un pacco di biscotti, tranquillissimi. Ti sono piaciuti? Sì, no. Ma che spacchino, che non ti piace la Nutella. Oh! Buoni sono i biscotti, buoni sono, buoni. Però tornatemi i miei 3 euro. Mortacci vostra, come si dice, romani. Insegnatemelo voi. Tu non paghi i biscotti, ma paghi il marchio come in tutte queste cose. Ma comunque sono buoni, ve li consiglio. Ma ve li consiglio, volete buttare 3 euro? Buttate 3 euro, buttate 3 euro. Va anche bene così. Non muori che mi ci senti. Scusate la mia faccia particolarmente discutibile, ma raga, non ci dimentichiamo che comunque sono pur sempre biscotti, quindi vediamo se fanno veramente il loro ruolo da biscotti. Vai, vediamo. Io posso dire tranquillamente che non sono biscotti da buddare, come si dice qui, nel latte, ma sono biscotti che te li mangi, non metterli nel latte perché altrimenti ci stai un'ora. Che puzza di fumo, mannaggia a te. Ci stai un'ora a farli sciogliere. Ragazzuoli, amici miei, che siete arrivati a questo punto del video, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Domenico, giovedì, non so quando uscirà questo video, probabilmente giovedì. Ma comunque, se adesso vi sta venendo lo schifo perché è tutto sfocato, non sfocato, sfocato, non sfocato, mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video.